E benvenuti in un nuovo video tutorial di Celidania Studio. Oggi realizzeremo ali per fatine. Ciao a tutti e bentrovati. Iniziamo subito a disegnare la sagoma delle nostre ali. Quindi andiamo a ritagliarle per poterle poi meglio orientare sul supporto. Il nostro supporto sarà costituito da un contenitore di alluminio, meglio se riciclato, che andremo anche lui a ritagliare per poterlo poi sagomare. Prendiamo poi un tappetino morbido, va bene anche quello del mouse, per poter lavorare ad embossing il foglio di alluminio che abbiamo appena ritagliato. Prendiamo del colore Darby Paint and Peel nella tonalità trasparente e andiamo a riempire lo stampo dell'ala che abbiamo creato ad embossing. Con la tonalità glitter argento andiamo poi a creare qualche sfumatura e venatura. Sagomiamo poi del filo metallico e andiamo a posizionarlo sulla parte superiore dell'ala. Creiamo l'altra allo stesso modo e lasciamo riposare per tutta una notte. Quando il colore è ben asciutto, andiamo a staccarlo delicatamente con l'aiuto di un bisturi o di un cutter. Ritagliamo poi il colore in eccesso o eventuali imprecisioni con l'aiuto delle forbici. Prendiamo nuovamente il colore trasparente e andiamo a rinforzare la parte superiore dell'ala. E con il glitter argento creiamo qualche ulteriore sfumatura. Terminato il lavoro, lasciamo asciugare bene per un'altra notte.
Ed ecco pronte le nostre ali per far volare tra i campi fioriti e danzare nel vento una nuova fatina. Il tutorial è terminato, speriamo vi siate divertiti. Se il video vi è piaciuto, supportate il canale iscrivendovi, commentando, mettendo mi piace, condividendo. Noi vi aspettiamo sul nostro blog, tutti quanti, e poi sulla nostra pagina Facebook, su Instagram